Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con la prima edizione del TG Oggi News. In apertura, in primo piano, la politica a Salerno. C'è grande fibrillazione in vista delle prossime amministrative. Sembra a forte rischio la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle proprio per le prossime amministrative a Salerno. La bagarre interna potrebbe avere infatti ripercussioni devastanti sul futuro dei grillini salernitani. Soprattutto c'è da registrare una profonda spaccatura tra i parlamentari. Primo servizio. C'è il pericolo concreto che il Movimento salti il giro alle prossime amministrative a Salerno. Il pericolo è concreto, consiato l'impasse registrato nel comune capoluogo, lo Spauracchio, che possa ripetersi la stessa storia delle scorse regionali in Sardegna, dove, a margine di una clamorosa quanto inopportuna bagarre interna, Beppe Grillo decise di non presentare la lista pur preesistendo ottime condizioni politiche. Il quadro, ovvio, sarà più chiaro nel giro di una settimana, ma intanto il caos è totale. Lo scontro al momento è tutto tra i parlamentari. Da una parte c'è Pisano che spinge forte su Oreste Agosto, vincitore tra mille polemiche dell'Election Day a Salerno, candidato ufficiale anche dei figli delle Chiancarelle. Dall'altra ci sono Tofalo e Giordano che, forti del dissenso della base, non hanno condiviso percorso e soprattutto risultato finale, mettendo tutto in discussione. In mezzo c'è il senatore Cioffi, stranamente in silenzio in questa fase, non volendo fare un torto né ai suoi vecchi amici dei figli delle Chiancarelle, dunque all'avvocato Agosto, alfiere nelle battaglie anti-Crescent, né rompere con Tofalo, Giordano e la base. Dunque, impasse totale, rischio concreto di una figuraccia perché non ricevere la certificazione dal blog di Grillo e di conseguenza saltare le prossime amministrative a Salerno dopo tutte le battaglie direttamente o indirettamente portate avanti sarebbe per il movimento un'autentica disfatta. Ed allora non è da escludere la possibilità che, come già successo in altri comuni andati al voto, possano essere presentate al blog due liste autonome e indipendenti. Una avallata dall'onorevole Pisano con Agosto candidato a sindaco ed un'altra ispirata da Tofalo e Giordano con un candidato alternativo ad Agosto ancora da individuare. A quel punto poi toccherebbe a Beppe Grillo scegliere su chi puntare oppure cancellare tutto e, come detto, saltare un giro. Tutto questo mentre è già concreto il rammarico per aver ostacolato il cammino del giovane Dante Santoro, il cittadino che avrebbe sicuramente vinto l'Election Day, il cui fantasma evidentemente sta agitando le notti dei parlamentari salernitani costretti a dar conto ad una base sempre più distante e a un vertice che comincia a pensare a Salerno come un problema più che un'opportunità. Dal Movimento 5 Stelle al centrodestra, dove non mancano anche in questo caso le fibrillazioni interne, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano, snobba i dissidenti del suo partito ed incoraggia l'azione di Gaetano Amatruda. Noi siamo con lui, dice Fasano, ma ora tocca ad Amatruda compattare il popolo del centrodestra. L'intervista. Senatore, giusto sottolineare questa fase di Forza Italia a Salerno in vista delle prossime amministrative come una fase estremamente delicata. C'è chi parla di fuoco amico su Gaetano Amatruda, c'è chi invece sostiene che Forza Italia si sia spaccata al suo interno sul nome di Gaetano Amatruda. Questo in virtù del documento, insomma, reso pubblico ieri di quattro dissidenti del vostro direttivo. Ma io credo che invece non sia vera né l'una né l'altra cosa. La verità è che noi come Forza Italia ci siamo spesi per due cose. Una per l'unità del centrodestra, secondo sul nome di Amatruda. E lo abbiamo fatto rinunciando a nomi nostri che erano in campo e che erano degnissimi, a cominciare da Dinolfi, lo stesso Ciccone. Ne abbiamo parlato più volte anche da questa emittente. Quindi noi abbiamo fatto 10 passi indietro nella convinzione che una battaglia in salita si può recuperare se c'è questo valore aggiunto dell'unità. E in questo senso noi ci stiamo spendendo. Poi se c'è qualcuno che non è d'accordo. Ecco, ma vi aspettavate, insomma, questo movimento interno? Ma guarda, C'era sentore?
mi pare che ci spingiamo troppo in avanti, non è un movimento interno, cioè è il dissenso di qualcuno, rispettabile, però voglio dire, noi ci siamo già espressi nelle sedi provinciali sul nome di Amatruda, ma sulla ipotesi che raggruppasse già tre partiti, cioè il Nuovo PSI, Forza Italia, Noi per Salvini e anche un segmento del mondo cattolico. Quindi noi come partito quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso insieme al candidato e alle altre forze politiche cerchiamo di chiudere il cerchio e credo che lo faremo presto. Ecco, all'appello manca soltanto un componente, diciamo così, del centrodestra, almeno quello ufficialmente riconosciuto, che è Fratelli d'Italia. Sotto questo aspetto ci sono ancora i margini per recuperare sul nome di Amatruda, o come invece sostiene dall'altra parte Edmondo Cirielli, che è il leader di Fratelli d'Italia, bisogna rimescolare le carte perché è ancora forte sul tavolo la candidatura di Antonio Iannone? Premesso che su Iannone ho espresso sempre parole di apprezzamento e le ripeto, credo però che siamo un poco in avanti. La candidatura di Amatruda ha suscitato questo fatto positivo, che per un attimo ci si è fermati e ci si è ritrovati almeno in quattro. È evidente che sono importanti anche gli altri, però non vorrei che per recuperare altri perdessimo questo valore che abbiamo già raggiunto. Poi deve essere bravo Gaetano a fare la sintesi. Ripeto, io credo che come partiti abbiamo fatto il nostro. Adesso deve scendere in campo il candidato e mettere insieme quello che resta della coalizione. Restando nel centrodestra, a sostenere la candidatura a sindaco di Salerno di Gianluigi Cassandri, è arrivato questa mattina a Salerno anche il segretario confederale di Fare Italia, Flavio Tosi, anticipati anche i contenuti della prima assemblea nazionale del Movimento che è in programma domenica a Verona. Vediamo. Un faro per illuminare il cammino da fare adesso per la città di Salerno. Una luce sul comune capoluogo appoggiando Gianluigi Cassandra alle prossime amministrative a Salerno come candidato a sindaco. È arrivato anche il segretario confederale Flavio Tosi del Movimento Fare questa mattina in città per sostenere il candidato al comune di Salerno e allo stesso tempo per anticipare i contenuti della prima assemblea nazionale del Movimento in programma domenica a Verona. Se vogliamo che le cose cambino bisogna non criticare ma fare bene. Hanno ribadito nel corso dell'incontro Giancarlo Daniello, coordinatore provinciale, e Maria Danna, vice coordinatore provinciale, accogliendo l'ex leghista Flavio Tosi, che ha sempre condiviso e sostenuto i criteri di gestione amministrativa del suo collega, dell'ex sindaco Vincenzo De Luca. Quando venni qua a esprimere stima per l'operato di De Luca come sindaco, perché De Luca è stato sindaco di questa città per molti molti anni, è anche normale che dopo molti molti anni ci sia il cambiamento, il sindaco De Luca oggi è governatore e appunto il cambiamento potrebbe essere rappresentato da una persona altrettanto valida, altrettanto capace. Lei ha detto è il momento di fare, non condivide più le scelte quindi di De Luca, che cosa si può fare invece per la città di Salerno? No, non è che ho detto che non condivido più, dico che dopo, anch'io sono sindaco da un po' di anni, dopo di me ci sarà qualcun altro, dopo De Luca ci deve essere qualcun altro e quindi direi che Gigi Cassandra è la persona, proprio per conoscenza e stima personale, perché tu ti esponi e metti la faccia per una persona, almeno così sono abituato, quando la conosci e sai come opera. E siccome l'ho visto all'opera come presidente dell'ASI, quindi in un contesto operativo pratico, molto pratico, e siccome per amministrare le città servono persone pratiche, e quindi penso che lui sia la persona giusta. La persona giusta per portare avanti che tipo di programma? Ah beh, il programma per Salerno evidentemente lo deve chiedere a chi è candidato sindaco, perché io mi occupo di Verona e Gigi spero si occuperà di Salerno. Però ripeto, l'impostazione è quella molto pragmatica di guardare quelli che sono i problemi, che sono tanti, e cercare di dare risposta uno per uno, ma lui ha questo profilo proprio per quella che è anche la sua esperienza professionale, cioè non è un fatto di chiacchierare, di dire farò promesse, uno va, ti valuta e ti pesa per quello che hai fatto soprattutto. E sul fatto che il centrodestra sia frantumato, siccome poi appunto i salernitani dovranno valutare le persone, al di là che i candidati siano uno, due o cinque, poi sono le persone quelle che valgono e quelle che si impongono. L'importante è spendere bene i soldi che si hanno.
quindi applicare i costi standard, perché bisogna che gli stessi servizi, la stessa qualità dei servizi, fra l'altro, perché ci sono alcune realtà del sud in campagna come in Sicilia che poi non bisogna anche generalizzare, perché le città sono molto diverse una dall'altra e le amministrazioni pure. Però diciamo, dove non c'è buona amministrazione bisogna costringere la buona amministrazione, quindi imporre dei parametri di qualità dei servizi e di costi dei servizi che devono essere paragonabili. Non può essere che in Italia, come adesso, ci siano città o realtà che hanno per la stessa cosa costi molto diversi e qualità molto diverse. Vale dall'amministrazione pubblica, ai trasporti, alla sanità. Questo bisognerebbe dare omogeneità al paese, ma per tutti gli italiani. Cassandra, tanti impegni, c'è tanto da fare, da dove si partirà? Dal lavoro ovviamente, è una città che ha bisogno di lavoro, la gente chiede lavoro e noi proponiamo un programma serio che parte dalle aree industriali per poi arrivare al porto, all'aeroporto, tutte le infrastrutture che ha questa città e le potenzialità che ha questa città per un rilancio economico, ci crediamo. C'è la necessità di reperire fondi, si diceva. Beh, ovviamente troveremo anche i modi per reperire i fondi, ovviamente iniziando ad abbassare però le tasse che sono inique, sono enormi qua a Salerno città, e cercheremo di trovare un po' di risparmio. A partire, magari accorperemo qualche società comunale, ce ne sono tante, le accorperemo, inizieremo a risparmiare qualche soldino da là. Chiudiamo questa ampia pagina politica occupandoci del centro-sinistra che attualmente regge l'amministrazione comunale a Salerno. Anche questa volta all'appuntamento con le amministrative non ci sarà il simbolo PD, saranno invece tre le liste di aree che sosterranno il candidato sindaco Vincenzo Napoli, tre liste alle quali si aggiungeranno i socialisti, i centristi e i verdi. Vediamo. Il passato non si rinnega, tanto più che questa volta mancherà l'appello il leader, Vincenzo De Luca. Anche questa volta dunque non ci sarà il simbolo del PD ai nastri di partenza delle amministrative a Salerno. L'idea, caldeggiata per molto tempo, di presentare dopo anni di stop forzato la lista ufficiale del Partito Democratico ha perso strada facendo forza e concretezza. Semplice il ragionamento che è stato portato avanti: non è stata presentata la lista PD quando c'era De Luca candidato sindaco, figurarsi ora che il leader sarà assente. Meglio, molto meglio allora puntare sulle vecchie liste, quella dei progressisti, di Campania Libera e di Salerno dei Giovani, alle quali si affiancheranno sotto un'unica bandiera sventolata dal candidato Enzo Napoli anche il Partito Socialista, che fa capo al consigliere regionale Enzo Maraio, una lista di centro ispirata da Cobellis e la lista Fare Verde capeggiata dall'assessore uscente Gerardo Calabrese. In totale allora saranno sei le liste che spingeranno forte Enzo Napoli verso una piena e solida legittimità politica. E il PD, il Partito Democratico come simbolo, resterà ancora ai box, salterà anche questo giro, pur essendo presente in forza nelle tre liste deluchiane. Resta il nodo della candidatura di Roberto De Luca, che sarà sicuramente ai nastri di partenza, annunciato come recordman di preferenze, ma dove sarà inserito il secondo genito del governatore? Qui la partita è un tantino più complessa e delicata, perché riguarderà direttamente i sottili e non più tanto solidi equilibri interni all'attuale maggioranza che governa a Palazzo di Città. Allora, chiudiamo questa ampia pagina politica, voltiamo pagina. I residenti ed i frequentatori del porticciolo di Pastra si rimboccano le maniche per ripulire l'area completamente abbandonata. Degrado e rifiuti, banchine rotte e ringhiere pericolose. Insomma, c'è di tutto al porticciolo. Vediamo. Non rinunciano ad uno spazio prezioso per il loro tempo libero e svago, così come non si perdono d'animo nel rimboccarsi le maniche per ripulire la zona. I frequentatori del porticciolo di Pastena a Salerno denunciano uno stato di abbandono e scarsa manutenzione della piazzetta e della tratta di passeggiata che conduce alla spiaggia. Il comune di Salerno ha ormai completamente delegato a cittadini volontari le opere di pulizia e di messa in sicurezza della zona, scrivono in una nota gli esponenti del comitato Giù le mani dal porticciolo. Rifiuti quasi mai raccolti, alberi mai potati,
strati che rischiano di cadere, una ringhiera completamente arrugginita, pericolosissima soprattutto per i più piccoli. Ma c'è di più: dopo le ultime mareggiate sono arrivati in spiaggia rifiuti di ogni genere, cosa ancora più preoccupante. Negli ultimi giorni vengono appiccati piccoli incendi, utilizzando i cumuli di rifiuti e generando miasmi insopportabili e fumi tossici. Il comitato ha rivolto un appello al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all'assessore Gerardo Calabrese, al settore impianti e manutenzioni, ufficio tutele pubbliche e incolumità, all'ufficio igiene e sanità pubblica, all'ASL di Salerno e all'ARPAC. Perché ci sta a bacio, che è la cosa alla bacio, guardate che ci sta alla bacio. Non si può dire annanzi. Ma chi li lascia tutti questi rifiuti? Questi rifiuti qua li porta il mare, non è che lo portiamo noi. O porto quando fu mare agitato, o piglio e porto a terra. Qua vengono le creature e robe, si fanno passare manca per la capa. Niente, quando vogliono venire vengono, quando non vogliono venire non vengono. Avete capito? Non è che vengono tutti i giorni. Ci sta una sporchizia enorme per tutta parte. C'è di tutto, non è che solo le ringhiere, c'è di tutto. Non c'è pure a Mercatello, per esempio, dove sta il giardinetto, è uno schifo, ci sono i topi, non ci possiamo sedere. La sera quando ci andiamo a sedere, la sera, il pomeriggio, passeggiano i topi, invece delle persone passeggiano i topi. Da prima più venivano a fare la pulizia, ora si adoperano un po' i pescatori, quelli che abitualmente stanno qua. Insomma, cercano di fare il possibile. Infatti chi vive quotidianamente questo spazio ormai si rimbocca le maniche, si cerca di mettere a posto perché pare che non arrivi nessuno per sistemare. C'è un po' di praticamente i giovanotti che la sera mangiano la pizza, eccetera, bottiglie, lasciano tutto così com'è, la pensano un po' a modo loro, ecco. Guardando però questi contenitori sono stracolmi, viene da pensare insomma che sono passati anche alcuni giorni. Qua li hanno sollecitati giusto per far recuperare un po' sta roba. Troppo, dobbiamo la colpa ce la diamo ai politici, che quando vengono i politici si vengono a prendere i voti, che hanno fatto le loro cose, hanno abbandonato. Qua sono 50 anni qua, vedete che sti alberi sono tutte, è una cosa vergognosa, perché qua stiamo rendendo il cuore proprio te. I Salerno, dove ci stanno vecchi pensionati, bambini, cioè una cosa vergognosa, lo lascia proprio ad abbandonare. Adesso non la potevamo tenere. Pulizia, se venite la domenica, tanto bambini, è una da, bambini, che è una cosa vergognosa. Vedete che si ringhiera, sono 50 anni fatti, cioè. Vedete là, immondizio quando ne pulite, dopo quando ne pulite. Ormai voi vi siete rassegnati, addirittura pulite voi questo spazio, però il problema è che non sapete dove riporre queste buste di spazzatura qua. Certo, puliamo noi, con la migliore maniera puliamo noi. E che dobbiamo fare? Questo è un ritrovo. Segnalazione importante che giriamo ovviamente direttamente agli uffici competenti dell'amministrazione comunale di Salerno. In una nota, Mariano Lazzarini, presidente del Consorzio Aeroporto Salerno Ponte Cagnano, rivolge un appello ai soci consorziati di maggioranza affinché vengano assunti gli opportuni provvedimenti per la ricapitalizzazione della società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, un passo fondamentale verso il definitivo decollo dello scalo. Vediamo. Il presidente del Consorzio Aeroporto Salerno Ponte Cagnano, Mariano Lazzarini, in una nota ha rivolto un accorato appello ai soci consorziati di maggioranza affinché, entro la metà del mese di marzo, in occasione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci, vengano assunti gli opportuni provvedimenti per la ricapitalizzazione dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., operazione finanziaria ritenuta indispensabile per assicurare il necessario sostegno alla società di gestione proprio nella delicata fase in cui, nelle more dell'assegnazione dei fondi previsti dallo Sblocca Italia, bisogna necessariamente avviare la cantierizzazione dei lavori per il definitivo potenziamento dello scalo aeroportuale, in pratica il famigerato allungamento della pista. La volontà di proseguire la partecipazione al Consorzio Aeroporto, manifestata dal Consiglio regionale della Campania con l'approvazione della legge numero 1 dello scorso 18 gennaio, ha dichiarato il presidente Lazzarini, testimonia quanto siano stati concreti e puntualmente mantenuti gli impegni assunti dal governatore Vincenzo De Luca. Tuttavia, prosegue, a tale ferma volontà politica devono ora seguire gli atti finanziari e tecnici per assicurare un immediato aumento di capitale del Consorzio. Gli sforzi sono necessari per giungere finalmente alla conclusione dell'iter ministeriale
per il rilascio della concessione totale, ventennale ed il definitivo decollo dello scalo che intanto, grazie all'iniziativa privata messa in campo dalla Travel Before di Giancarlo Vitolo, si appresta a vivere una fase particolarmente effervescente. Dal prossimo 3 giugno si tornerà a volare per Corfù, Ibiza, Malta, Milano, Mostar, Lourdes, Olbia e Verona. Nuove destinazioni sono in fase di studio e saranno annunciate nei prossimi mesi dalla Travel Before, l'agenzia che ha programmato i voli. In particolare, dall'inizio della prossima estate, saranno effettuati i seguenti voli: Salerno-Corfù una volta a settimana di sabato, Salerno-Ibiza una volta a settimana, Salerno-Malta una volta a settimana, Salerno-Milano-Malpensa due volte a settimana, venerdì e domenica, Salerno-Mostar due volte a settimana, martedì e venerdì. I voli saranno operati da un Fokker Mi-100 con 100 posti a sedere della compagnia tedesca Avanti Air. Incidente stradale questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino in direzione nord all'altezza di Fisciano. Un camion che trasportava frutta ha sfondato il guardarelle e si è ribaltato rovesciando tutta la merce sulla carreggiata. Ferite lievi per il conducente del mezzo pesante. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti nell'incidente. Con la firma del decreto voluto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca si sbloccano finalmente i finanziamenti per la Cilentana. Emanato un provvedimento che assegna 8 milioni di euro e che consente di avviare subito i lavori di ricostruzione parziale e di consolidamento strutturale del viadotto nel tratto tra Agropoli Sud e Pignano Cilento, asse strategico per la mobilità nel Salernitano. A darne notizia il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Permanente Regionale Trasporti e Lavori Pubblici. De Luca, dice Cascone, dimostra con i fatti che la mobilità è una delle priorità della sua azione amministrativa per l'importante infrastruttura. Struttura da tempo ferma al palo tra cedimenti, ritardi e intoppi burocratici, si tratta di un momento storico dopo anni di totale inerzia. In queste settimane, aggiunge Cascone, ho seguito personalmente e con attenzione tutto l'iter di assegnazione dei fondi per dare garanzia di tempestività ed ora finalmente si parte. Si potrà intervenire per ricostruire il viadotto e consolidare la struttura, ripristinando la viabilità sull'importante arteria nel tratto danneggiato dopo anni di forti disagi per residenti e popolari, ma anche di gravissimi danni all'economia locale, soprattutto nel periodo estivo. Ed intanto, al netto delle difficoltà logistiche, il Cilento sta morendo. I giovani sono costretti a fuggire, chiesa e politica sono a confronto. Il vescovo emerito della diocesi di Vallo della Lucania, Giuseppe Casale, alza la voce. Vediamo. Il Cilento sta morendo, i giovani sono costretti a fuggire. Chiesa e politica a confronto a Vallo della Lucania nel corso del convegno organizzato dall'Istituto Parmenide sulla questione meridionale. Incisivo e pungente l'intervento del vescovo emerito della diocesi di Vallo della Lucania, Giuseppe Casale. Dov'è la politica? Cosa fanno le istituzioni? Il superamento delle difficoltà, ribadito, non può essere calato dall'alto. Dobbiamo tutti impegnarci a creare iniziative imprenditoriali che possano garantire ai giovani cilentani di mettere in atto le loro potenzialità. Alla fine delle scuole medie e superiori non devono andare via di qui. Dobbiamo impegnarci a creare quelle iniziative imprenditoriali che garantiscano ai giovani di mettere in atto tutte le loro potenzialità. Se loro se ne vanno tutti al nord, qui la nostra situazione diventa gravissima, il Cilento si impoverisce. Facciamo il Cilento di quelli che vivono a lungo, ebbene, io sono anziano e sono lieto di vivere a lungo, però dobbiamo affidare ai giovani il futuro di uno sviluppo che sia non catapultato, ma realizzato dall'impegno di ciascuno di loro. Però bisogna impegnarsi per realizzarlo, non aspettare che cale dall'alto, ma che ce lo realizziamo noi. Alcune iniziative ci sono, bisogna mettersi insieme e creare una organicità di interventi che faccia sviluppare tutto il territorio. Il vescovo Casale ha raccolto il grido di allarme dei tanti giovani cilentani. Amiamo la nostra terra, dice Clelia Greco, studentessa dell'Istituto Parmenide. Siamo convinti che il Cilento ha tante potenzialità, ma al momento soffriamo l'inefficienza di chi ci amministra. Per me è assolutamente possibile un futuro di sviluppo, ma tutto inizia da noi. Purtroppo noi giovani siamo molto demotivati, la situazione politica non ci aiuta e non ci dà la forza proprio per credere in qualcosa. La sfida è crederci e rimanere qua.
Una prima risposta è arrivata dal sindaco di Vallo Aloia al fianco del presidente del Parco Pellegrino. I comuni del Cilento, ribadiscono gli amministratori, si stanno spopolando, occorre una presa di posizione. Ci sono comuni che stanno diventando comuni fantasmi. Perché ci dobbiamo chiedere i giovani vanno via? Appunto una nuova questione meridionale si pone, vanno via perché non c'è più la possibilità, il territorio non offre più la possibilità perché un giovane ci possa resistere, possa stare, possa decidere di far vivere qui la propria famiglia. Quindi sono problemi seri che la politica si deve porre. Ancora una notizia di cronaca, arrestato un 45enne di Bellizzi, il provvedimento restrittivo è stato eseguito ieri sera dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. L'uomo, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, pregiudicato, deve scontare la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e pagare una multa di 30.000 euro per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel comune di Lioni. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, la pubblicità, a tra poco. Di nuovo per sfogliare insieme il nostro quotidiano, Natalino Barbato, sindaco di Stio Cilento, Vincenzo Inverso, presidente provinciale dell'UDC, e Maria Cristina Giovagnoli dell'ISPRA sono i nomi che negli ultimi giorni circolano con insistenza per la composizione del consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale del Cilento. Sarebbero i primi tre consiglieri di nomina ministeriale. Vediamo. Natalino Barbato, sindaco di Stio Cilento, Vincenzo Inverso, presidente provinciale dell'UDC e Maria Cristina Giovagnoli, attuale componente della Commissione Aree Marine Protette, sono i nomi che negli ultimi giorni circolano con insistenza sulla composizione del consiglio direttivo dell'ente parco. Sarebbero i primi tre consiglieri di nomina ministeriale. Dopo l'indicazione del presidente Tommaso Pellegrino, inizia dunque a prendere forma la squadra che lo affiancherà per guidare l'area protetta più grande d'Italia. Il consiglio direttivo è composto da 8 consiglieri, 4 sono di nomina ministeriale, altri 4 toccano i sindaci che fanno parte della comunità del parco. Se per Natalino Barbato, indicato dal Ministero dell'Agricoltura, sarebbe un ritorno, è già stato consigliere con il presidente Taral e con l'uscente Troiano, per Inverso, nominato dal Ministero dell'Ambiente, si aprirebbe un'esperienza completamente nuova. Attuale presidente provinciale dell'UDC e lontano dal cilentano Luigi Cobelis, segretario provinciale dell'Unione di Centro. I due rappresentanti politici infatti da tempo viaggiano su posizioni opposte all'interno dello stesso partito. La Giovagnoli sarebbe stata indicata invece dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La quarta ed ultima nomina spetta alle associazioni, sarebbe stato indicato Fernando Della Rocca, presidente dell'associazione CAI, originario di Cava dei Tirreni. Le indicazioni dunque sono pronte per lavorare, manca l'ufficialità, anche il presidente Pellegrino in attesa del parere della Commissione Ambientale del Parlamento. Intanto da sindaco, ma soprattutto da neopresidente del parco, sta seguendo la discussione in corso per arrivare alla nomina dei 4 sindaci nel direttivo. Una scelta importante, visto che tra gli eletti uscirà fuori anche il nome del vicepresidente del parco, incarico ricoperto fino allo scorso anno da Corrado Matera, attuale assessore regionale al turismo. È tempo di notizie meteo, la pubblicità, poi lo sport. In collaborazione con SPEI, scuola di estetica italiana autorizzata dalla Regione Campania. Vuoi diventare estetista, acconciatore, tatuatore? Centra i tuoi obiettivi con i nostri corsi. Inoltre corsi di formazione professionale OSA, OS, Super OS, REC, RAC. Chiama subito 089 22 43 72. SPEI, via Generale Gonzaga 915, Salerno Centro, scuolaspei.it. Anche su Facebook. SPEI. Formiamo professionisti di successo. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigine. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. La pagina dello sport, la Salernitana è attesa dall'importante trasferta di Trapani. La missione in Sicilia è scattata
all'alba per i Granata che hanno già raggiunto l'isola ed hanno svolto la rifinitura. Menichini è orientato a confermare il 4-4-2 visto all'opera contro il Crotone. Vediamo. In volo all'alba da Napoli, la Salernitana è già in Sicilia per preparare al meglio la partita di domani a Trapani. In tarda mattinata i Granata hanno sostenuto la seduta di rifinitura nella quale Leonardo Menichini ha ritrovato Moses Ogier nei giorni scorsi alle prese con una fastidiosa verruca. Il centrocampista ghanese sarà della partita ed il suo recupero indurrà Menichini a schierare la stessa formazione della gara col Crotone, ad eccezione dello squalificato Terracciano, rilevato tra i pali da Stracoscia. Non era mai accaduto finora che la Salernitana non cambiasse nulla o quasi nello spartito tattico e negli uomini, almeno quelli di movimento, da una settimana all'altra, e domani a Trapani per la prima volta i Granata scenderanno in campo con un 11 che non sarà del tutto inedito. Anzi, il 4-4-2 che Menichini schiererà domani ha già superato l'esame Crotone e sebbene i siciliani di Cosmi adottino un modulo diverso, Menichini ha deciso di dare fiducia e continuità al progetto tattico e dagli uomini da cui fin qui ha avuto le risposte migliori. Ogier e Moro dunque saranno confermati in cabina di regia. Ai loro lati toccherà ancora a Gatto ed Economidis assicurare spinta e copertura sulle corsie laterali. In avanti ci sarà ancora una volta spazio per la premiata ditta coda Donnarumma. Il centravanti, 4 gol nelle 6 giornate del girone di ritorno fin qui disputate, ha smaltito un piccolo fastidio al polpaccio e sarà schierato dal primo minuto in tandem con l'ex Teramo. In difesa conferma per Bagadur al centro, il croato ha scalzato Imperero nelle gerarchie di Menichini e farà coppia con Bernardini. Ceccarelli e Franco agiranno sulle corsie laterali. L'unica novità tra i pali, dove Terracciano deve cedere i guantoni a Stracoscia. Sarà questo l'unico cambio obbligato per Menichini, ma nella sostanza e nella fisionomia la Salernitana cambierà poco e pare aver finalmente trovato una sua identità. Domani a Trapani, martedì sera in casa con la Virtus Entella, la Salernitana si giocherà molto delle sue ambizioni salvezza in questa fase della stagione. I Granata dovranno però necessariamente cambiare passo. Due partite in tre giorni, in poco più di 72 ore la Salernitana si giocherà una bella fetta di salvezza. Domani a Trapani, martedì sera contro l'Entella. Al Provinciale prima e all'Arecchi poi, i Granata di Menichini dovranno alzare i giri del motore per cambiare passo e cominciare a risalire la china in classifica. Il distacco dalle rivali non è così incolmabile, ma il tempo passa e le partite diminuiscono ed allora bisogna cominciare a correre più degli altri. La Salernitana non ha mai vinto in trasferta e deve assolutamente colmare questa lacuna, perché solo un blitz esterno potrebbe aiutare Granata ad accorciare in maniera più celere il divario da chi li precede. Il calendario, almeno sulla carta, per il turno che si giocherà tra oggi e domani sembrerebbe favorevole, ma oltre a sperare che le altre squadre in lotta per la salvezza possano accusare delle battute a vuoto, la Salernitana dovrà fare la sua parte conquistando un risultato positivo a Trapani e di certo la vittoria sarebbe autentica manna dal cielo, un'iniezione di fiducia ed un efficace ricostituente per morale e classifica. Domani a Trapani contro la squadra di Cosmi, che all'andata sbancò la Ricchi senza grossi meriti, ma limitandosi a raccogliere ciò che la squadra di Torrente le offrì generosamente, la Salernitana di Menichini dovrà provare a restituire lo smacco. Non è solo una questione di orgoglio, perché i Granata hanno un disperato bisogno di punti. Dopo la gara di Trapani non ci sarà tempo per riposarsi. Martedì sera infatti alla Ricchi arriverà la Virtus Entella, che vede i playoff alla portata dopo essere partita male. I Liguri cominciarono la rimonta proprio battendo in casa la Salernitana. Un girone dopo dunque per i Granata di Menichini è tempo di rivalse. Trapani ed Entella sono due appuntamenti col destino. La lotta salvezza passerà necessariamente per i prossimi 180 minuti. Pallamano con la Iomi Salerno che si prepara alla trasferta di Cassano, primo impegno della Pool Scudetto in Lombardia. La squadra allenata da Cardace si presenterà in grande emergenza per le assenze di Belotti, Napolitano e Jukanovic. La voglia di vincere però non manca al gruppo Salernitano. Sapevamo che la semifinale sarebbe stata una gara molto difficile, perché comunque il Cassano è con noi e con Versano, diciamo, la squadra che può dire la sua fino in fondo e quindi ambisce a vincere lo scudetto. Non immaginavamo che però sarebbe stata così dura, considerati gli infortuni che ne sono derivati da questa semifinale, che adesso ci penalizzano un pochettino per la fase del pool scudetto. Domenica prossima affronterete proprio il Cassano Magnago nella prima giornata dei playoff scudetto al Palatacca. Come state preparando questa partita, visto che comunque vi mancano tre pedine?
importanti. Sì, domenica abbiamo questa prima partita della pool. Noi cercheremo di arrivare preparate al meglio, considerato comunque le assenze sono pesanti, sono tre pedine fondamentali nel nostro gioco, però sono sicura che chi le sostituirà lo saprà fare in maniera egregia, e quindi noi andiamo tranquille e sicure, insomma, di poter dire la nostra. Il campionato di A2 di basket, la Givova Scafati vuole dimenticare in fretta la delusione e le polemiche seguite al KO interno con Agropoli. La squadra canarina sarà regolarmente guidata in panchina da coach Perdichizzi nella insidiosa trasferta di Rieti. No, diciamo che è stata una sconfitta pesante, anche perché era un derby sentito da entrambe le città. Diciamo, cioè, sul fatto arbitrale non voglio entrare in merito, perché già la società ha fatto ciò che doveva fare con un video messo, e quindi non ne parlo. Che bisogna lavarci i panni in casa, perché noi abbiamo sicuramente disputato la miglior partita stagionale, oltre agli errori arbitrali. Però la squadra, sì, delusa insieme nel momento, perché giustamente era un derby, però come dopo sconfitte e vittorie esulti, oppure rimani deluso per quelle poche ore e poi rincomincia una nuova settimana, che per l'appunto ci vede domenica sul campo di Rieti in trasferta. Quindi che l'umore è sempre positivo, e la squadra ha dimostrato prima che arrivassi io e con il mio arrivo, che dopo sconfitte abbiamo dimostrato il valore che abbiamo nei nostri mezzi. No, è una squadra, come hai detto te, che non inganni il terz'ultimo posto, perché noi andiamo là, ma loro stanno lottando per evitare i play-out, e quindi non sarà facile. Loro in casa hanno fatto sempre partite di alta intensità, si esaltano, vedi lo stesso Benedusi che si esalta in casa, Mortellaro, c'è Feliciangeli. C'è una squadra atletica, anche perché Pepper, abbiamo visto che è un buon momento di forma, con i 28 punti, credo, reduci dall'ultima partita. Poi, come detto te, Davide Parente, che ormai è un esperto di questa categoria, che è una trasferta abbastanza difficile, però noi siamo consapevoli della nostra forza e andiamo lì per prenderci quei due punti che ci serviranno in ottica primo posto, perché sappiamo che Agrigento va in trasferta, Tortona va in trasferta, che sono due trasferte difficili, quindi questi due punti potrebbero farci allungare sia dalla seconda ma soprattutto dall'ottava in ottica playoff. Facciamo ancora un break con la pubblicità, tra poco. Ancora calcio, campionato di Lega Pro, la Paganese vuole proseguire nel suo Magic Moment. Domenica troverà sulla sua squadra una squadra che sta marciando a passo spedito. L'Acragas infatti ha tratto giovamento dal cambio in panchina, e lo dimostrano le 5 vittorie di fila conquistate. Vediamo. Momento duro, come hai detto tu. Veniamo da 7 partite, 4 vittorie e 3 pareggi. Andiamo là a giocare come facciamo in domenica, viso aperto, temiamo nessuno. Sarà una partita interessante, però come ho detto già, andremo là per giocarci la nostra partita e per portarla a casa, per portare il bottino pieno. Poi quello che verrà, verrà. Insomma, periodo d'oro per loro, periodo d'oro per noi. Speriamo sia una bella partita, speriamo anche di portarla a casa. Secondo te qual è il vero punto di forza della Paganese in questo momento? Secondo me il punto di forza, ma non da adesso, dall'inizio, è stato subito il gruppo, perché si è creato subito un bel gruppo, tutti bravi ragazzi, ci diamo una mano. L'altro punto di forza è che seguiamo tutti quello che dice il mister, interpretiamo alla meglio quello che lui ci dice e ci stiamo trovando bene. Ma secondo me non è cambiato molto invece, perché alla fine... Forse qualcosa a livello psicologico? Sì, magari... Io sono del parere che punti e prestazioni arrivano
cioè si susseguono, nel senso se arrivano le prestazioni prima o poi arrivano i punti, le prestazioni prima c'erano e i punti no, quindi quando sono arrivate ad arrivare tutte e due le cose ci siamo sbloccati e adesso siamo in questo periodo di forma. Calcio 5, un mini campionato di 3 partite da sabato 27 febbraio al 12 marzo. L'Alma Salerno si gioca la salvezza in Serie B. L'obiettivo è alla portata, ma occorre far punti a partire dalla prossima sfida in trasferta sull'ostico campo del Saviano. Domani, sabato, alle ore 15, l'Alma può mettere il primo mattone in prospettiva, il più pesante, nella costruzione della salvezza. Se farà punti a Saviano contro una rivale tignosa che in campagna di riparazione si è rafforzata ingaggiando il brasiliano Cavalli, l'Alma potrebbe presentarsi poi al cospetto del Campobasso, avversaria diretta, il 5 marzo al Pala Tulimieri con un vantaggio considerevole, un'ipoteca sul futuro. Viene in aiuto infatti anche il calendario nel prossimo turno, Campobasso farà visita alla capolista capitolina Marconi e dunque potrebbe pagare dazio perdendo ulteriori punti. L'Alma però dovrà prima di tutto pensare a se stessa e conquistare punti a Saviano. È tutto per questa edizione del TG Oggi News. Grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.